Il libero commercio è un bene per l'Europa e un bene per la creazione di posti di lavoro. La Commissione europea risponde così, tramite un suo portavoce, alla richiesta dell'amministratore delegato Fiat, Sergio Marchionne, che ieri ha esortato l'Unione a porre fine agli accordi con paesi extra UE per consentire una ristrutturazione del settore auto europeo. Quello di questo gentiluomo, ha detto il portavoce della Commissione John Clancy, è un punto di vista protezionistico per chiudere i mercati. 500 milioni di euro per il programma di aiuti alimentari a favore degli indigenti. Il finanziamento, approvato oggi dalla Commissione europea, che, secondo le stime, porterà benefici a oltre 18 milioni di persone in 19 Paesi membri. Altri 30 milioni di euro in aiuti per il Corno d'Africa. Il nuovo stanziamento, approvato oggi dalla Commissione europea, è diretto alle popolazioni di Somalia ed Etiopia in necessità di urgente assistenza umanitaria. Diventano così 162 milioni di euro gli aiuti totali verso la regione africana sbloccati quest'anno dalla Commissione europea. La nostra immediata priorità è procedere nel settore bancario. Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo Herman Van Rompuy in un discorso a Bruxelles di fronte all'associazione Amici dell'Europa. Il primo obiettivo nei prossimi mesi è raggiungere un accordo su un meccanismo unico di supervisione, ha aggiunto Van Rompuy. Bisogna muoversi velocemente.